L'appuntamento di oggi è quello per la consegna a Banca Penelope di San Biagio della certificazione di parità di genere e questo è un certificato che ovviamente ci onora, ci fa molto piacere, ma come dicevo prima non è un fiore nel deserto che parte da una situazione così estemporanea, in realtà è un percorso, un lungo percorso che abbiamo fatto e che ci ha portato oggi chiaramente a poter certificare questa sensibilità, questa attenzione che abbiamo all'interno del nostro personale. Non solo un pezzo di carta, ma è una parte fondamentale del nostro modo anche di interpretare l'essere banca del territorio, essere banca attento non soltanto quindi alle realtà economiche del nostro territorio, ma attento soprattutto alle persone. Oggi è stato un evento molto interessante, molto importante. Abbiamo svolto la cerimonia di consegna ufficiale del certificato di parità di genere alla Banca Prealpi di Tarso. La certificazione chiaramente arriva dopo un percorso di applicazione di tutti i requisiti che vengono richiesti dalla norma di riferimento, in questo caso la PDR 125 emessa dall'UNI, e la certificazione e la giornata di oggi non è un punto di arrivo ma è sempre un punto di partenza. Punto di partenza perché la certificazione comporta, e in questo senso è un aspetto molto positivo, l'avvio di un processo virtuoso che poi può portare anche a dei miglioramenti nel corso del tempo. Quindi la consegna ufficiale di oggi suggella l'arrivo ma anche la partenza di questo meraviglioso viaggio all'interno della sostenibilità. Oggi è stata consegnata la certificazione per la parità di genere, per la banca è un risultato importante. Per la nostra banca, per Banca Prealpi San Biagio, le relazioni, il personale sono diciamo, aspetti molto importanti, connaturati proprio all'interno della banca. E diciamo che è un tassello in più, ecco, che si aggiunge al percorso che la banca ha avviato nell'ambito della sostenibilità. Per cui siamo molto contenti di avere anche quest'ulteriore, di aver raggiunto questo traguardo che cercheremo ovviamente di mantenere e di preservare, cercando di migliorarci sempre di più.